c'è la testa puttana. Non so se è peggio le basette o questa roba. Siamo incontrati col gruppo, dopo una breve camminata siamo qui, abbiamo ordinato qualcosa per pranzare, Giovanni Maria e Borealo stanno tornando e qui ci sono tutti gli altri. Qui abbiamo, tra l'altro, facciamolo vedere, come appetizer, questo pane fatto di grano turco che è dolce e serve per fermarsi lo stomaco mentre si aspetta le pietanze. Ed è molto simile alla schiacciata di Pasqua, non so se l'avete mai assaggiata. È arrivato il pranzo. Abbiamo questo pollo arrosto con le erbe, c'è qualcosa di rosmarino, roba del genere, mac and cheese che diciamo che è il loro contorno più famoso e poi riso bianco che io ci sono intrippato e niente, andiamo a mangiare. Insomma, bisogna trovare un bidone da incendiare così tipo mettere il forno a scaldare e ti metti a sedere. La pistola mi serve il ferro. Che dire, Riale, mi è piaciuto una marea, un botto, perché innanzitutto è più tranquilla di Manhattan, qui c'è meno casino, meno file, meno gente che urla, che ti spintona, che ti manda a fanculo, meno gente pazza, per quello che ho visto. Almeno nella via principale si sente proprio l'aria della rivoluzione nera, del movimento nero. Ci sono parchi intitolati a Martin Luther King, vie intitolate a Malcolm X, parrucchieri con appesi poster di tutti i personaggi più influenti della cultura americana di colore, ristoranti, bar intitolati a grandi personaggi della comunità nera che hanno fatto qualcosa per questa comunità. È stato figo vivere il quartiere perché veramente tutti tengono alla grande rivoluzione di ormai tanti 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 anni fa. Benvenuti a un nuovo capitolo della rubrica $1 food. Io ho preso questa donut che poi non è una ciambella. Da mettere un pan di stelle alla fragola. Sì, ovviamente. Il design è quello. È fatto con la pasta della ciambella, ma in realtà è questa tortina fatta in occasione delle vacanze di Natale con ripieno di crema, fragola e chicchini sopra, presa da Dunkin' Donuts. Quadra invece ed è buonissima, invece l'ho preso a culata. La R di marchio registrato di loro e poi l'altro non è che una semplice cazzo di granita alla raccia che di latta non c'ha niente, solo il cool che in questa giornata con meno due è ottima. Ecco, mi sa che forse sarà meglio non andarci al Times Square per la mezzanotte. No, non ne vale la pena. Beh, ma qualcosa da fare la troviamo. Boyfriend? No problem. No, un mito è crollato, ragazzi. Da questo momento l'era delle basette finita, no. Però come... ributtata, diciamo. Esatto, esatto. Chip aspettava delle perplessità, vediamo. 2 chili di basette. Ma la buttate nel cestino o hai pensato bene di intasare il lavandino? Sono andate nel cesso. Ah, vabbè, quindi è andato nel cesso, esatto. Non bastano i nostri stronzi grazie al pastrami. Giovanni, che bellezza. Grazie. All'improvviso un Giovanni Maria Gangsta. Giovanni Maria Fancello. Come stai? Grazie. Giovanni, ma perché devi essere sempre così impostato? Me lo spieghi? Stiamo festeggiando! Ma c'è un cocktailino. Dario si è appena svegliato. Se lo fa. Si vede anche. Esatto. Chip, te che dici? Bravo. Si rivolge Vaini. Per Giovanni Maria io propongo un'ovazione. Giovanni Maria, che dici di questo Capodanno? Straordinariamente bello. Straordinariamente bello. Quindi auguriamo un buon anno di... boh, di idee, di progetti. Un buon anno di idee. Vai con... Hai vinto te, gay. Hey! Giovanni Maria e Dario Mozzi, avventure magiche! Dammi un bacino, auguri! Bene,
si va a una festa gay a Brooklyn e vaffanculo. Te, Claudio, cosa ne pensi? Credo proprio che sia un'ottima idea. Ottima idea, farselo buttare il culo a Santelli. Sono fighissimo. No, per favore, no. È il momento della buonanotte. Monitor. 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 Perché? Ragazzi, ci rendiamo conto che è tardi. Guarda, sei in amore, io ti voglio veramente bene. Io so. Madonna, domattina ti sveglio, ti faccio saltare dal letto. Io penso che domattina non sveglierai nemmeno te stesso. Il mio amico Claudio è tutto quello che vuoi. Il mio amico Claudio non si ferma proprio mai. Il mio amico Claudio è proprio quello che vuoi. È il socero perfetto, il fidanzato prediletto. Tutte le mamme lo amano, spacca le fie come le noci, e tutto quello che guarda si trasforma in oro. Il mio amico Claudio è tutto quello che vuoi. Il mio amico Claudio augura buongiorno anche a voi. Buongiorno a tutti. Come è stato il 31 ieri? Come lo vedono il 31? Non siamo andati ai Times Square, almeno sotto la palla di Times Square, perché la gente ci va dalle 10 di mattina, anche prima, sta tutto il giorno al freddo per poter vedere in prima fila, appunto, comunque nelle vicinanze, questa palla di Times Square, la famosa palla di Times Square. Quindi l'abbiamo vista, come avete visto dal video, da lontano. Poi è tutto super organizzato, ci sono tantissimi poliziotti, i volanti che girano in continuazione, staccionate, gente che direziona il traffico, poliziotti che bloccano la gente per smistare tutti, per venire, non far casino. Appena uno alza una mano, spinge un pugno di più, ti pigliano e ti portano via. Scesa la palla, casino, tutti. Dopo 5 minuti sono arrivati gli spazza neve che poi servivano a spazzare la spazzatura. I poliziotti hanno iniziato a smistare la gente in modo e maniera che tutto defluisse e le strade si ripulissero. Con le ruspe portavano via. Sì, e dopo tipo 2 ore, diciamo alle 2 di notte, già era tutto in condizioni buone. Ecco, adesso andiamo a Bryant Park, dove c'è una pista di pattinaggio, la piazzetta super figa, tutto qua, tutto per benino bellino, perché è un posto veramente caratteristico soprattutto in questo periodo dell'anno, e quindi andremo lì. E la giornata finirà con delle cameriere con delle puppone. Sì, ma non spoilerare. Che racconta al nostro pubblico qual è la tua perversione maggiore. La perversione, poi penso lo sappiano che sono un fan delle tette grosse. Ma grosse grosse. Sì, cioè vabbè, no limit, si parte dalla terza abbondante e poi basta. Quando uno dice così sono troppo grosse, no, non sono mai troppo grosse. Questa frase sintetizzata, la fateci dei meme chiaramente, che poi serviranno solamente alla nostra attività di marketing. Un bacione alla vostra piccola emoji. Abbiamo preso, sia io che Claudio, la bread bowl con dentro i 4 fagioli messicani. Io, almeno io, poi ci sono pomodori pelati e forse peperoni. E lui il mediterraneo insieme a monitor, con le carote, tutte le cosette mediterranee. Ma è buona? È buonissima. Poi non vedo l'ora di mangiare il pane intingolato. Chip? Buona, buona. Gelatino a fagioli. Sei un FPS. Bravo. Non lasciamo andare. Ecco il nostro eroe che tenta un approccio con il ghiaccio. Cammina. Sta camminando. Guarda che coppia innamorata e felice. Ma poi lo sai che è alto così? Più alto sei, più grande è la caduta. Eh.
è venuto il momento One Dollar Food. Praticamente abbiamo preso questo cioccolato qua, una bancarella, che però implica il fatto di non masticare il cioccolatino. È vietatissimo perché ti perdi l'esperienza. Questo è il cioccolatino in questione, invece va ciucciato. All'inizio è amaro perché c'è la spolverata di cioccolato fondente. È vietato, ma non è consigliato, è vietato. Se te lo mastichi tutto il palco c'è un sacco di agenti borghese ed ti sciagatta, non ce n'è molti, oh. Se vengano poi ti spezzano le gambe. Sono dei documenti falsi. Come potete vedere, a Bryant Park chiunque può donare, non sappiamo bene qual è il meccanismo, queste targhette con una frase di ricordo per persone morte o dediche eccetera, e ci sono varie sedie che ce l'hanno davanti o dietro un po' in tutto il parco. No! Siamo alla library di Bryant Park, che ha visto ospiti anche i Ghostbusters. Di sicuro ve la ricorderete per forza la scena nell'uno. E ora entreremo, chiaramente il silenzio lì è quasi una religione, quindi bisognerà stare veramente zitti. Per me sarà un grosso problema, anche per il monitor e il chip. Quindi vediamo. Andiamo! Ciao a tutti, siamo a Seoul, siamo venuti qua perché il quartiere è molto carino e soprattutto siamo venuti per vedere la caserma di Ghostbusters, no? Così ci ha detto il nostro amico Dreamer, in realtà non sappiamo perché siamo qui. Eccoci qua, finalmente dopo tante peripezie ce l'abbiamo fatta, la caserma dei Ghostbusters. È una caserma molto bomba, tra l'altro ci stanno ancora i pompieri, cioè è una caserma vera di pompieri. E nulla, fra poco ci manderanno anche in culo perché è 3 ore si fa le foto, quindi... Bene Chip, dov'è che stiamo andando? Stiamo andando da Hooters, che in realtà non ci sono mai stato da nessuna parte, nemmeno in Giappone. Però sembra aver capito che è un posto che c'è le cameriere con le canottiere e le super puppe. Quindi quel colore lì, guarda. Infatti la scritta ricorda un po' delle puppe, vedi? Cinque.
scherzo. Buongiorno a tutti, siamo un piccolo ma nutrito gruppo di persone che andrà a vedere. Io non ho fatto nemmeno colazione. Vabbè, io ho la ciambellina, infatti un po' misera come colazione, però pista leggeri. Però è buona. Buonissima. Si prende questo traghettino, diciamo questa barchetta, si fa il giro per vedere la Statua della Libertà, quindi seguiteci. Questo è il cibo che mi sono preso per pranzo. Questa invece è la ciambella di Dexter che sta consumando avidamente col grembiulino. Niente, mi vorrei ricollegare appunto al cibo per parlare delle porzioni e per parlare dei cibi americani. Allora, si mangia proprio come ciccioni di merda, inutile fare tanti discorsi, ciambelle, torte arti. Sì, sandwich con 4-5 strati di roast beef, hamburger oliosi proprio intinti che sembrano che sudino, formaggio dappertutto, bibite gassate zuccherose, stronzoli di Giovanni Maria che rimangono incastrati nei cessi. Che schifo, dai. E quindi si mangia veramente, sì, bene a livello di gusto e di ingordigia, diciamo, sì, però a livello di salute e dieta proprio zero, si mangia veramente di merda. No, non è tanto scandaloso il cibo quanto le bibite che hanno veramente i bicchieri attaccati che ti fanno vedere le dimensioni. Da Shell, Medium, Giant, Jumbo, cioè, ma c'è delle bombe o sì? E Giovanni Maria avrebbe da aggiungere qualcosa. Che c'è al McDonald's la bibita massima è perfino da 2 litri. Perfino da 2 litri! Amici, comprate il materasso Hemiflex e avrete in regalo un set di pentole mondi a casa! Giovanni Maria. Dove siamo? Siamo al Museo d'Arte Moderna di New York. Con chi sei venuto in vacanza? Con viaggigiovanni.it. Ebbene sì, finalmente abbiamo preso il pretzel. In giro per New York si trovano una marea di questi minozzi, mini minozzi, dove vendono hot dog piccoli, poi c'è il long foot che è quello gigantesco, i chili dog che è quello che ha preso Dream, che è questo hot dog al chili, e poi insomma ci sono questi pretzel che sono abbastanza buoni, sanno di pane salato. Il sale è particolare, non è il sale nostro, è più forte, più deciso. Siamo arrivati al ponte di Brooklyn, direi, che ne pensi? Sì, ponte sì. Lì, ponte lì. Lui si è mangiato il wafer. Cioè qui è la cultura del cibo americano è questa. Devi mangiare ogni ora perché sennò fai cazzo. Comunque il ponte Brooklyn è quello lì. Zoomata. Bravo. Tra poco ci avventureremo come Goku sul serpentone. We'll be right back.
È veramente una giostra divertente, al massimo proprio. Cioè, un'adrenalina pazzesca. Ma già ha una storia questa giostra? Sì. Qual è? Praticamente... è una storia vera o una cazzata? Sì. No, Paolo Limiti praticamente... ha costruita in onore di Kennedy quando fu assassinato. Vabbè. Commenti a caldo sul ponte? De, è una bomba. Penso per ora forse la sia mai piaciuta di più. Sì. Cioè, nonostante io sia un robot di ghiaccio... privo di emozioni. Privo di emozioni, a parte quelle ricciole e le pupone, quindi se entrate nelle categorie o entrambe, scrivetemi al numero sulla impressione. No, però veramente ponte penso sta cosa è mega cosa di più. Allora, qual è il tuo rapporto invece con le giostre? Raccontavi storie incredibili? Sì, generalmente non ho problemi a fare montagne russe, roller coaster, ma le giostre di merda da Luna Park, tipo tazzine 100 all'ora, Terminator o simulatori che sono di qualcosa, la casa di Prezzemolo, non la fate ragazzi, è horror. Monitor, cosa c'è? Com'è contento, come un bimbo proprio. Abbiamo notato un po' che va anche messo in moto, è come le barche del Titappo, brum brum brum. Quindi allora, se vediamo. Tipo lo abbracci, fai le ghigole e impazzisci. Io lo stuzzichi un po', piano piano ed è... Come vedete siamo nella parte nera, diciamo, di Brooklyn, infatti qui mi confondo. Allora, fondamentalmente stiamo passando a Project Junction, che è una fermata, diciamo, sinergica di Brooklyn, con mille sinergica. Qual è il concetto? È che Brooklyn è un po' più settoriale a livello di popolazione, nel senso che tutta la parte di Bed-Stuy, di Bushwick, anche se adesso Bushwick sta diventando la nuova zona hipster, è completamente un quartiere popolare e nero. E praticamente la mia zona era solo di neri, tant'è che una volta sono entrato in un locale di neri, mi hanno guardato male. E loro fanno anche autoghettizzazione. E sì, ci sta ancora il razzismo, però non è più, cioè, tipo veramente il film di Spike Lee, capisci? E loro però continuano con sta roba e si fanno autovittimizzazione. Vai! Ben ritrovati a One Dollar Food. Oggi qui con Giovanni Maria, prego. Sono Giovanni Maria. Voglio bermi sta roba che ho trovato, che è tipo una bibita cinese con dentro dei semini marci. Si spiega l'odore, cos'è? Sa di melograno. E lì come pupa, oh. Sembra il maestro, guarda. È buono ma allo stesso tempo inquietante. Perché senti tutti sti semi con intorno la polpa. Prima l'hanno usato. L'odore fa capo. Il sapore è molto molto meno peggio dell'odore. Siamo qui a Willesburg, che è un posto fantastico, avete visto, pieno di negozietti particolari, roba vintage, roba anche nerd, localetti particolari, insomma un paesino, sembra un paesino dentro un quartiere ancora più enorme. Siamo venuti qui a mangiare la pizza americana, vi giuro ragazzi, pesa un botto. Io l'ho presa con penzo, peperoni, pomodori pelati, mozzarella strutta, questa credo sia una margherita. Aspettate a vedere cosa ha preso Monitor, perché non l'ho mai vista una roba del genere. La pizza con l'insalata Caesar sopra, cioè io non riesco a capire veramente se la mediana sta facendo in testa. Dreamer ha preso la pizza all'ananas. Tronco. Muto come l'ha presa? Così, vabbè, è interessante. E preferisco da Beck la cannuccia. Questo è la Dr. Pepper. Finalmente abbiamo trovato il marcio. Vieni al marcio America, perché qui costa tutto troppo. Eccoci nel bagno del marcio, che è marcio con pisciate in terra, ma quello succede un po' in ogni ristorante, però come potete vedere spacca perché è molto caratteristico. Critto completamente occupato. Sì.
Stiamo andando a questo Barcade, che è un locale, un pub a Lorimer Street, che è nella zona di Williamsburg, che è molto particolare per i nerd, è una cosa incredibile, specialmente per i nerd che hanno una certa età. Ed è un pub e tu puoi giocare ai giochi da bar, ai videogiochi, ma sono tipo 35-40, ci sta di tutto. La cosa figa è che c'è un mega wall, una mega lavagna, mo la vedrete, su cui ci sono gli high scores, i punteggi alti. Se tu riesci a fare un high score, praticamente non paghi un cazzo, ma è impossibile perché i punteggi sono altissimi. Abbiamo la regina Leila stasera. Ecco il nostro amico Dreamer. Muovete ragazzi, sta facendo un pisolino perché il nostro cameraman è sempre pieno di energie. Voglio morire. Esatto. Sì. Attenzione, e qui abbiamo Severus. Tum, cia, tum, tum, cia, bim, 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 bam. Oh. Severus è l'uomo col fisichino tutto bellino, Pisco è l'uomo con i soldi, quindi in entrambi i casi le fie potrebbero usufruire. No, dai, muoio. Allora, dato che è il nostro ultimo pasto, per modo di dire, abbiamo deciso di fare una specie di brunch, noi tutti, prendendo un monte di roba e spendendo gli ultimi soldi che ci sono rimasti. Finalmente abbiamo preso io e Marco lo desideravamo da tipo una settimana. Cheesecake l'ha preso anche Dreamer, fa vedere. L'Oreo Version. Questo è l'Oreo Version, c'erano tante versioni, a lamponi, fragole, brownies, e questo ecco l'Oreo. Poi abbiamo un bagel, che è diciamo una sorta di panino che loro mangiano a colazione, l'ho preso con la crema di formaggio, però ci può mettere dentro di tutto, prosciutto, bacon, di tutto. Questo è il French toast, che è una specie di toast imbevuto tipo nella cannella e roba del genere. Siamo sul masso più alto di questo masso, in Central Park. Ok. Allora! Posto. Three, two, one, stammi bene, vai! Stammi bene! Whoa. Ok! Happy New Year! Happy New Year! Monitor sfiderà la morte. Vogliamo capire se è veramente ghiacciato o se è finto. Quindi ora toccheremo il finto, ghiaccio. Finto, sì. C'è Zeb. Maiale Zeb però, sei veramente incredibile! Io lo so! Io lo so! Piano. Ma non ci arriva, è un nano. Guarda, l'ho toccato, lo tiro su. Il lago tiri su. Qualcuno ora lo spinga per aumentare le visualizzazioni. Ragazzi, le previsioni del meteo non sbagliavano, ha iniziato a nevicare. Benvenuti a questo $1 food mattiniero. Abbiamo le Skittles, $1 ognuna. Quale mangio? Tropical? Vai, Tropical. Ma la Tropical è Amazon. Mi dai sei insieme fuori, se no non vuole il cazzo. Va buona, un po' durina. Ci siamo finalmente incontrati con Clio nella libreria giapponese qui a New York ed è un salto nel passato anche per i chip, infatti. Tornerò sul mio onigiri, tonno e maionese, che era l'unico buono che si fa di tramezzino, per fare contenti tutti voi il mitico latte al tè verde. Il colore come al solito non è dei più vitanti. Attenzione. Ma questo in realtà non fa veramente schifo. Va bene che siamo così alti e lei è così. No. Allora siamo qui con il make up. Bah, un consiglio alla pelle di Dario Moccia. Sì, è che è scura, sono che. C'è un po' di macchie. Discromete la pelle, servirebbe una crema che vada a cancellare le macchie. Ma cancella proprio un po' di giorno. No, cancella. Saluto da Cleo, Claudio e Dario Moccia, che si deve sbiancare la faccia e l'ano a questo esatto, punto. Esatto, anche l'ano. Come in Giappone è venuto il momento del resoconto New York.
newyorkese. A parte che c'è andata di russo, non si è trovato tempo di merda. Freddo, ridiolo, perché cioè, quanto sarà stato? Meno 15. Sì, eccola. Infatti roba da bere, non ci sono bibite così particolareggiate come in Giappone, quindi abbiamo preferito più appunto fare $1 food, che sono cibi più particolari, street food eccetera. Da quel punto di vista New York offre veramente tanto. Questo è veramente figo, però ti fa sta di merda perché ti spappola il fegato dello stomaco tutto, perché delle mangi per golosità, non c'hai anche l'orario precisi, pranzo, cena, cioè fai un po' a cazzo, diciamo. Praticamente è tutto un po' mangiatroiaia. Ma boh, secondo me no, sarà un po' ganza strana, è che non c'ha tanto l'idea di essere all'estero, secondo me. Boh, per anche un po' lo stile di vita che c'hanno, che secondo me per tante cose, i lavoratori eccetera, sono molto simili a noi, tratti somatici comunque tutto sommato. Sarà che poi abbiamo anche l'occhio più abituato per via dei film che li vedi da quando nasci, non c'ha proprio l'idea. Cioè in Giappone, per di quando arrivi dici cazzo sono in Giappone, lo vedi da qualunque cosa, i cartelli, da visi, da tutto. Qui in New York in particolare è esagerata, ma già Harlem, ok, potresti essere benissimo anche in una città europea, in un sobborgo di Londra, cioè Francia, in Francia, cioè non è che poi diciamocela tutta, New York è una culla di mille civiltà, c'è un botto di italiani, ma veramente sul marciapiede capitava turisti, abitanti eccetera, ma comunque si sentivano sempre persone che parlavano italiano. C'è Chinatown, quindi ci sono i cinesi, c'è l'Italia appunto, multietnica, super e tutte magari le regioni, anche meno ghetto, nel senso che non è che tutti i cinesi sono a Chinatown e tutti gli italiani sono a Little Italy, comunque sono tutti un po' sparpagliati. Anche più che altro gli americani, a differenza dei giapponesi e degli italiani, parlo per esperienza personale, mi sono sembrati più diretti. Se ti devono dire una cosa, che sia un negoziante o un passante, te la dicono subito, senza problemi e senza mezze misure, anche a cattivi a volte, tassisti, appunto, gente che ti vende roba da mangiare. Da noi quando uno ti ferma per strada a dinosa, in genere è un marcio del primo sfatto che vai e ti dice un'azzata. Qui anche gente normale, anche sorrisi, cioè sono molto friendly, diciamo. Quello che mi è piaciuto invece tanto è il fatto dei quartieri, cioè veramente te, se decidi di andare a Soho, a Harlem, a Brooklyn, cioè cambia tutto completamente, sembrano altre città parecchio distanti l'una dall'altra, invece sono magari a 4-5 fermate di distanza da Manhattan. Manhattan è proprio un mondo a parte, Harlem uguale, cioè Manhattan è caotica, se vai in Times Square, anche se non è il 31 di dicembre, c'è un casino, spallate, caos, molto peggio di Shibuya, che a Shibuya è raro ricevere una spallata da un giapponese, invece lì la gente gliene frega un cazzo. Brooklyn invece è più tranquilla, piccole viettine, strette, localini un po' più piccolini, so, questa cosa mi è piaciuta. Ora ci avviciniamo all'aeroporto, ce ne andiamo e un bacione come al solito da Chip e da vostro amico delle moto. Al solito però. Esatto, le fiere, si bagnano, ti scrivo. E da Monitor chiaramente, saluto per piacere. Con le tre cille. Guarda lì come sono nero rispetto come a te. Come siamo nigga. Un salutone anche da Monitor. Non mi sono abbronzato, solo la luce un po' strana, che vabbè. Buona cheese e un cheese buona.